Ed eccoci qua amici, pronti per un secondo episodio su Emparto Tambur con il nostro regno delle due Sicilie. Nello scorso episodio abbiamo vinto contro un esercito dello Stato Pontificio. Ora questo esercito però è in pericolo. Pronti, in marcia! Potrebbe subire una sconfitta davanti di questo, semmai nel caso mai ci attaccasse. Questo esercito sarebbe un po' fottuto. Da sinistra. Per questo adesso dobbiamo reclutare tutti questi uomini. Forse andremo un po' in calo, ma adesso è più che necessario. Vediamo di... Ok, abbiamo migliorato questo. Dobbiamo migliorare solamente il capo. Bene, ok. Che contesta di legno. Vabbè, per non dire qualche altra parola forse. Vabbè, Filippo V, che vorrei, per la verità. Guardate, anche se non ricordo se c'è stato Filippo V, però va bene. E questo va bene, tutto bene, questo qui va bene. Ragazzi, passiamo il turno. Napoli potrebbe non sembrare, ma è in pericolo, è veramente in pericolo, perché ho mie unità, sì, ma sono unità a cavallo, non sono unità che vanno sulle mura ad attaccare, sono a cavallo, però forse potrei farne scendere dai cavalli. Questo non lo so, perché onestamente non ricordo, quindi ora ho un po' di paura, perché non so cosa può fare uno Stato Pontificio, visto che ha una flotta. Quindi potrebbe attaccarmi dalla Sicilia, potrebbe attaccarmi dalla Puglia, dalla Calabria, può fare tutto. Ma finché fronteggiate l'abbordaggio, ecco qua. Allora, salviamo. Bene. Allora, dopo un'attenta analisi che mi sono fatto di me stesso, nel senso, ho deciso che dovrò giocare questa battaglia. Però sappiate che potrei perdere. Quindi io ci provo lo stesso. Potrei anche vincere, ma sarà anche fantasia di prima linea. Potrei perdere perché non so come schierarmi adesso in questo caso, quindi devo vedere prima la mappa e sarà molto difficile. E come lì, vediamo cosa ci serve il campo di battaglia. Cioè, signori, c'è più nebbia qui che in ogni parte del mondo conosciuto. Cioè, ma adesso è un po' un casino. Allora, io questi li porto qua. Non so perché li voglio portare, no, li voglio portare. Facciamo così. Facciamo un attimo così. Poi. Onestamente non so come sto facendo, Il punto è che dobbiamo vincere e basta. Disporre la fanteria dietro le mura ridurrà di molto le perdite. Per portare un'unità di fanteria al riparo, clicca col pulsante destro sul muro e poi sposta il puntatore sul lato che i tuoi uomini devono occupare. Voi scappate per di fuori. Non si vede niente. Non si vede un cazzo. Niente, non si vede neanche dove sono i miei maroni. Non si vede niente, zero. E sì, però voi dovete correre però, Non è che state a guardare le bambole. Sì, però non è che... Vabbè, ci penso dopo a fare tutto questo. Ma chi stiamo sperando? Ma pensano ancora che siamo qua? Penso, spero. Cerchiamo di aggirarlo. Calma, chi siete? Proprio io dico chi siete, perché proprio non lo so.
che so, picchieri. Ma già sono picchieri questi, veramente. Aspetta, questi qui attaccate qua. Contiamo i briganti qua. Si vede niente. Ok. Sì, ma sti picchieri gli stanno facendo un tubo grosso quanto una casa. Chi siete voi? Almeno gli distruggiamo i cannoni. Voi mettetevi così e sparate a questo. Mentre voi andate sul ponte di questi qua. Bene, bene, bene. Sì, però dovete correre! Proprio. Dai, 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 ok, abbiamo distrutto i cannoni, questa è un'ottima cosa per tutti noi. Che poi questi li abbiamo stoppiati, adesso mettete a sparare a questi. Cazzo. Questi bicchieri sono troppo forti. Il capo deve assolutamente arrivare qua, che sennò perdiamo male. Ok, voi attaccate voi. È il momento di andare. Ok, signori, abbiamo vinto. Abbiamo vinto una battaglia. Una battaglia che... cioè, è stato bello. È stato bello. Sono molto felice di aver vinto. È stata una vittoria eroica, come proprio ha detto dopo, perché eravamo su un aspetto di unità numerica, perché c'erano i picchieri, due batterie di cannoni e cavalleria. Abbiamo perso un po' di uomini, ma nuovo sono rimasti in 33. Il nemico è stato sopraffatto dalla potenza del regno delle due Sicilie, dalla potenza del nostro esercito dentro del contrattacco. Se ci riusciamo sarà un'ottima cosa. Vabbè, vaiolo. Se vinciamo qua. Però io direi che forse non è in mente di attaccare. Però proprio adesso bisogna provarci. In marcia! Avanti! Preparatevi alla battaglia! Avanti! Visto che possiamo vincere, questa qua non la faccio. Cioè, Vittoria! Vinciamo. Togliamo l'assedio. E signori, signori miei, anche se non ho fatto la battaglia, perdonatemi, però voglio alternare. Non voglio fare sempre battaglie, perché sennò poi il video diventa troppo lungo. Ma questo non significa che non è stato epico. Truppe, noi siamo avanti. Riusciti a vincere contro un nemico che era superiore a noi in alcuni casi. Siamo riusciti a vincere contro lo Stato Pontificio. E adesso bisogna ricostruire immediatamente tutto. E signori, abbiamo come dire, abbiamo conquistato uno Stato Pontificio. Abbiamo un porto adesso e possiamo fare gli scambi commerciali. Iniziamo subito a farli con i nostri amici. Ah bene, volevo farlo con Spagna, ma non posso. Va bene, ora facciamo con la Francia. Vieni con me. Ok. Facciamo con l'Austria, che è vicino a noi. Bene. Con azioni minori attaccheremo gli stati barbareschi, qua dei Bengali, se si possono chiamare così, non mi ricordo se si chiamano così. Ok, basta, perché non voglio cominciare né con Genoa né con Venezia, perché mi voglio attaccare. Ma adesso bisogna
passare il turno. Guadagniamo adesso un bel po' di soldi. Purtroppo adesso qua c'è un bel po' di rivoluzione da parte della classe medio-bassa. Però signori, abbiamo conquistato Roma. Roma, che abbiamo conquistato Roma. La situazione per noi è molto favorevole, che abbiamo già metà Italia. C'è solo un problema ora. La Spagna. Ah, bene. Sì, sì, c'è. Che cosa? Mica ho perso qualcosa, no? Spero di no, perché ho visto qualcosa di molto. Ok. Ok. Ok, ok, va bene. Nessun problema, nessun problema. Ok, ragazzi. La Spagna ci ha dato un altro grandioso aiuto. Un clamoroso aiuto ci ha dato, no? Ci ha dato la possibilità di migliorare le nostre coltivazioni, quindi le nostre fattorie. È una... Questa serie sta andando bene, però grattiamoci i gioielli, veneriamoli, perché adesso viene in vengo. Questo è stato solo un assaggio della nostra campagna. Sono molto contento. La diffusione di idee moderne nate dallo studio. Sì, ciao. Sono molto contento di portarvi questa serie. Io spero vivamente che vi piaccia, perché se siete contenti voi, sono contento pure io. Datemi sempre dei consigli, perché sono sempre ben accetti. Anche perché poi potete scontarmi qualcosa mentre gioco, quindi siete voi a dirmi quello che sta succedendo, tipo, quindi siete voi che dovete dirmi anche quello che sta succedendo. Il Palazzo Reale di Napoli, se lo facciamo avremo le guardie dei re, potremmo avere solo 2 o 3 di questo tipo di unità, che sono proprio, ma proprio ottime, ottime, ve lo garantisco. Qua ci sono il Palazzo Imperiale e basta, e vabbè, giustamente. Il consiglio della marina, signori, per me l'episodio può anche finire qua, perché abbiamo fatto un'epica battaglia qui, anche se era con poche unità, è stato comunque una vittoria nella nebbia. È stata una vittoria nella nebbia, cioè era la notte, e siamo usciti ad attaccare questa città che ormai è anche in difesa. Non volevo fare un'altra battaglia, perché altrimenti il video era troppo lungo, ma non vi preoccupate, perché mi riscatterò o contro Genova o contro Venezia o direttamente contro Tripoli, cioè contro i Berberi. Io vorrei vedere anche Malta che cosa fa, perché vuole conquistare anche questo. Ho sbagliato a prendere. Dov'è? Ho sbagliato a prendere. Dove sono i cavalieri? Eccoli qua. Ah, sono andati in Spagna. Vabbè, allora a sto punto vi lascio come amici non è male, visto che sono andati con loro. Vabbè, volete pure i soldi? No. Vabbè, rimaniamo così. Bene, ok. Ah, qua c'è una regione del genere. Non l'avevo visto. Bene. Ok ragazzi, io salvo di nuovo, spero che vi sia piaciuto questo video. Abbiamo conquistato lo Stato Pontificio, abbiamo un bel po' di risorse, un'altra scuola. Vedete qua che ci sono questi piccoli villaggi, vabbè, Firenze è un piccolo villaggio, non mi sembra, però va bene. Come potete ben vedere, Firenze, poi ce ne sono altre qua sotto, Firenze, Potenza, Taranto e Siracusa. Se aumenta la popolazione, cresceranno nuove città. Crescendo queste nuove città potremo sviluppare nuove risorse, oppure nuove scuole, insomma dipende sempre da quello che possiamo fare. Quindi, avendo già conquistato il centro Italia, è un ottimo passo per la nostra campagna. Siamo diventati molto più forti, sia in Italia, sia un pochino nel mondo. Il nostro obiettivo è di farci nuove colonie su questi stati berberi. Dobbiamo cercare di non entrare in guerra con l'Impero Ottomano. Io mi sono accorto che Venezia fosse in guerra con gli Ottomani. Fatemi un po' vedere. No, non è in guerra. È in guerra contro Prussia, Polonia, Lituania, Berberi, vabbè, i pirati. Vabbè. Quindi dobbiamo anche conquistare questo, che potremmo liberare forse e farci un protettorato.
Vabbè, io adesso sto fantasticando, però non è una cattiva idea. Non è una cattiva idea. E questo è stato il primo passo per l'unificazione dell'Italia. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. In caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, commentate per darmi molti consigli. E grazie per aver visto questo video. Ciao ragazzi.